Mi chiamo Gianvito Villè, ho 32 anni e sono nato in Puglia, in provincia di Brindisi. A Milano ho vissuto per 5 anni, poi ho vinto una borsa Erasmus che mi ha permesso di andare all'estero. In Svizzera alla fine ci sono rimasto per 10 anni perché ho condotto quel dottorato e sono stato per alcuni anni anche nelle industrie farmaceutiche, conducendo attività di ricerca per l'industria. Mi occupo di chimica sostenibile, studio cioè metodi per convertire vecchi processi in processi nuovi e puliti, in grado di ridurre l'impatto ambientale, di ridurre l'inquinamento e al tempo stesso l'uso di sostanze nocive e pericolose. Lo faccio andando ad utilizzare una tecnologia particolare che si basa sull'uso di microreattori catalitici in flusso. E l'idea finale è che questi processi che sono puliti e sostenibili non compromettano al tempo stesso quelli che sono gli obiettivi di efficienza e di produttività che sono stati delineati in passato. Sì, la chimica è un punto cardine della sostenibilità perché è la scienza madre per poter risolvere tutte le grandi questioni che l'umanità oggi affronta, come il cambiamento climatico, la necessità di farmaci sempre più avanzati, la riconversione dei processi che oggi usano tecnologie fossili come il carbone e il petrolio con tecnologie rinnovabili come ad esempio l'energia elettrica e l'energia solare. Attraverso l'uso di microreattori in flusso, noi siamo in grado di controllare in maniera più accurata quelli che sono i parametri di reazione, come la temperatura, la miscelazione, il tempo di reazione, e questo permette di avere reazioni che sono più veloci, più sicure e anche più selettive. In sostanza, possiamo definirla la chimica circolare. La Fondazione Bracco da anni è attenta a sostenere progetti di ricerca innovativi che puntino sulla sostenibilità. In quest'ottica si inserisce il progetto Diventerò, un'iniziativa pluriennale della Fondazione Bracco che cerca di sostenere giovani come me nel percorso professionale, aiutando anche uno scambio di idee tra la realtà accademica e quella industriale. Ed è in questo progetto che si inserisce anche il premio FED, fortemente voluto da Fondazione Bracco in collaborazione con Bracco Imaging, la Fondazione Politecnico di Milano e il Politecnico stesso. Grazie al premio FED ho avuto l'opportunità di rientrare in Italia. Questo è stata per me una bellissima opportunità perché dopo tanti anni all'estero ho avuto l'occasione di rientrare e di creare un centro di eccellenza basato sulla chimica sostenibile. L'innovatività di questo premio è anche nella stretta interazione tra industria e università. Io continuerò a lavorare al Politecnico ma al tempo stesso a collaborare con il centro di ricerca in Bracco di Ivrea. Nessuno può pensare di poter risolvere le grandi questioni da solo.